Quest'oggi all'ambasciata americana si terrà l'attesa conferenza stampa di Roman Popov, nella quale l'uomo darà delle informazioni che riguardano proprio i servizi segreti russi. Il suo discorso fornirà delle informazioni sull'interferenza dei servizi segreti russi nella politica americana. Se le dichiarazioni di Popov saranno confermate... È importante ricordare che questo cittadino russo, che al momento sta chiedendo asilo politico negli Stati Uniti, ha dato origine al movimento antirusso in Occidente. Il movimento antirusso ha già i suoi seguaci. Se le informazioni del signor Roman Popov saranno tutte confermate... La Russia perderà la sua posizione nella scena politica globale. E ha un vero e proprio isolamento politico. Buon pomeriggio, signore e signori, colleghi. Avrei preferito incontrarvi in un'occasione differente, ma è arrivato il momento di presentare ora a tutti voi il signor Roman Popov. Buonasera. Il mio nome è Roman Popov. Complimenti! Salve, come posso aiutarla? In realtà non lo so, mio figlio ha soltanto 15 anni. Ci penso io. Se regalerà a suo figlio una di queste bellissime tavole, lei diventerà il suo migliore amico. Bene, io stavo pensando a quella lì. Mi dispiace, ma quella non è in vendita. Però ne abbiamo delle altre che sono abbastanza simili. Quello skateboard lassù mi è stato regalato da mio padre. Quindi immagino che lui sia ancora il suo migliore amico. Se n'è andato troppo presto. Oh, le chiedo scusa. No, non si preoccupi. Può scegliere la tavola che preferisce. Se poi non dovesse piacere a suo figlio, lui può sempre cambiarla. Pronto? Ciao, sono io, tuo padre. Youth, sei in pericolo, scappa. Thank you.
scusi, mi dispiace. No, non si preoccupi. Posso occuparmene io più tardi, se vuole. Sì, grazie. Salve. Come la posso aiutare? Maria. Scusi, non capisco. Sta cercando qualcuno in particolare? Mi ha chiamato mio padre. Hanno cercato di uccidermi. Ha a che fare con la Youth. Lui è morto. Mi ha chiamato e ha detto scappa. Ha nominato la Youth. Poi da lì è iniziato tutto. Ho pensato che fossi in pericolo anche tu. Ecco perché sono venuto. Come mi hai trovata? In Polonia. Al festival del paracadutismo. Sai, mi lancio anch'io. Ma non ti ho visto. Non volevo disturbarti, pensavo che tu stessi lavorando. Ho cercato informazioni e ti ho trovata. Non stavo lavorando. Siamo in pericolo. Devi andartene da qui finché non si sistemerà tutto. Sì, Rachmanova. Mi scusi, signore. I suoi parenti sono arrivati dalla Russia. La vogliono incontrare. Sì, grazie. Puoi farli salire. Va bene, tra un minuto saranno da lei. Siediti all'angolo. È bello vederti. Anche per me. Davvero un bel posto di lavoro. Ci siamo presentati come parenti per evitare che ci facessero domande. Siamo in missione. Sappiamo per certo che fai parte della Youth. Rachmanova, sappiamo che non parlerai senza la password. Password che conosci tu e il colonnello Rodin. Sappiamo tutto di te. Sei orfana, molto dotata. Rodin ti ha incontrata e ti ha fatto entrare nella Youth. Ti ha portata qui come allieva. Ti stiamo cercando da 15 anni. E mi avete cercato personalmente? Rachmanova, devi servire il tuo paese. Facciamo così. Vado a chiamare la sicurezza. Che ne dite? Prendi la sua radio.
complimenti. Hai una chiave inglese? Serve aiuto? Dobbiamo arrivare fino all'entrata. Sì, basterà. Mani in alto! Non avere paura. Pensa a te. Era rivolto a me. Vuoi lo zucchero? No, grazie. Sì, dobbiamo chiudere subito questo accordo. Guardate. Hai visto? È bastato. Forza, andiamo. Grazie. Polizia! Aspetta, perché corri? Polizia! Signor generale, penso che c'entri la Youth. Maria Rachmanova è un agente di pubbliche relazioni. Pubbliche relazioni? Sì, il profilo è a posto. Niente di sospetto, è andata in Germania a 16 anni, naturalizzata. Lui era con lei. Aspetta. Questo è Rodin. Intende suo figlio? Suo figlio, sì. Chi abbiamo lì? Contatta subito gli agenti. Sì? Va bene. Elena, c'è tua madre al telefono. Rimani con lei. Mm-hmm. Due sette, zero sei, sette otto. Avete mai sentito parlare della Youth? Attenzione! Conoscete tutti il colonnello Rodin? Una leggenda, un eroe. 1979, Afghanistan. 1981, Angola. 1982, Cuba. 1983, Corea del Nord. All'inizio degli anni 2000 ha preso dei bambini orfani in tutto il paese e li ha portati all'estero per un programma di scambio culturale.
La sua scuola si chiamava Youth. Rodin stava pensando al futuro. Arruolarsi era sempre più pericoloso. Così propose di creare una catena di agenti dormienti. La loro missione era quella di formarsi e attendere ordini. 2 anni dopo l'inserimento degli agenti, il colonnello Rodin morì. Si trattò di un incidente. Solamente lui conosceva i nomi, gli indirizzi e le password. Youth imponeva il seguente ordine. Se l'interlocutore che ti si presenta davanti non conosce la password, non parlargli per nessun motivo. In pratica c'è una catena di agenti in tutto il mondo, ma noi non abbiamo avuto alcun contatto con loro per oltre 15 anni. 2 settimane fa Roman Popov doveva tenere una conferenza all'ambasciata americana in Inghilterra. Popov è stato il primo agente della Youth a decidere di mostrare il suo volto in pubblico. Ma durante la conferenza stampa è stato rapito. Oggi sono stati individuati altri 2 membri della Youth. Eccoli. Loro ci servono vivi. Attendiamo indicazioni dai nostri agenti in Germania. Ti è apparso il suo numero? Mm-hmm. Te lo ricordi? L'hai richiamato? L'ho dimenticato. Tuo padre non ti ha insegnato a memorizzare? Sì, ci ha provato, ma ha fallito. Seguimi. È russo? Come? No. Mi scusi. Prova a ricordare il numero. Accidenti. Ce l'ho! Divertente. Hai chiamato? Certo. Ma è fuori servizio. È buffo, no? Esilarante. Prefisso di Kaliningrad. L'hai memorizzato? Una scarpa slacciata. Certo, penso che sia tutto normale. A terra! Tutti a terra! Vai, vai, vai!
adesso. Attenzione, sparatoria in corso nel centro della città. Due agenti sono a terra. Le persone che hanno sparato non sono state identificate. Dove andiamo ora? A Kaliningrad. Andrei, no. Ci hanno già identificati ormai. Alla frontiera ci fermerebbero. Meglio aspettare, dobbiamo nasconderci. Capire che cosa sta succedendo e capire chi è che ci vuole morti. Dobbiamo trovare mio padre. Credo che debba darci delle spiegazioni. Tipo, perché si è finto morto? E se è servito a qualcosa? Stamattina il corpo di Roman Popov è stato ritrovato vicino Londra. Non sappiamo che cosa sia successo veramente, non lo sa nessuno, però il mondo intero è convinto che siamo stati noi. Sai, ho sempre avuto molti dubbi sul progetto Youth. Non sono mai stato convinto. Ma Rodin ha sempre detto che grazie a questo noi avremmo avuto un'arma unica. Ha tenuto i contatti con la Youth solo per sé. È per questo che ancora oggi noi non abbiamo idea di dove si trovino quei ragazzi e per chi lavorino. Roman Popov era solamente un pesce piccolo. Ce n'è uno molto più grande là fuori. Il nostro compito è scoprire chi c'è dietro a tutto questo. Sì, sto forza, calma. Andiamo. Sei sicura? Sì, dai, è mio marito. Ah. Tranquilli. Grazie. Mi dispiace, ti ho colpito. Scusa? Stronzo. Tieni. Forza. Prego. Andiamo in Polonia e dopo in Russia. Mm-hmm. Era il sogno di Hitler. Li fermeremo su questo ponte. C'è un accesso al fiume. Chiedo l'autorizzazione a chiudere il ponte. Si tratta di un'operazione speciale. Chiedo l'autorizzazione a chiudere il ponte. Si tratta di un'operazione speciale. Specificare il motivo. Crediamo che i sospettati possano passare da questo ponte. Permesso accordato. Procediamo.
vicino! Fallita. Non siamo riusciti a trattenere i sospettati. Un uomo della nostra squadra è morto. Stiamo preparando il trasferimento. Mi sono sfuggiti. Ascoltami bene. Io ho perso Rodin 15 anni fa. Capisci cosa voglio dire, non è vero? Non ho neanche una traccia da seguire. Non saprei dove cercarli. Ecco, neanche io. Dico sul serio. Però li troveremo sicuramente. Ne sono certo. L'unico posto dove possono andare è a casa. Sei d'accordo? Andrei, te l'avrei sempre voluto chiedere. Perché hai lasciato? Che intendi? Come mai sei uscito dalla Youth? È quello che ti ha detto mio padre. Mm-hmm. Sai, la cosa non mi stupisce. Non me ne sono andato, mi ha cacciato. Perché? Quando è morta mia madre avevo 14 anni. Ho sofferto molto. Avevo bisogno di aiuto. Lui non c'era mai. E poi un bel giorno è venuto e mi ha detto: preparati, andiamo a fare un giro. Ho pensato, forte, mi porterà al mare oppure in qualche bel posto. Invece mi ha portato in una discarica dove c'erano 20 idioti come me. C'eri anche tu. Così è cominciata. Ordini, disciplina, allenamento. All'inizio mi piaceva molto, però... se solo mi avesse parlato almeno una volta, da padre a figlio. Vedi, io ho preso un coltello e mi sono tagliato una mano. E sai perché? Volevo delle attenzioni. Io ero convinto che mi avrebbe abbracciato. E poi? È venuto, l'ha fatto? È venuto. E mi ha detto: volevo tanto una figlia femmina. E così tu sei diventata una di loro.
È bello qui, vero? Perché non mandiamo tutto al diavolo? Potremmo rimanere qui, crearci una nuova identità e vivere come persone normali. Noi potremmo organizzare dei barbecue o fare delle saune. O magari prendere un cane. Ma tu sei allergica. Esatto. Guarda che non scherzo, io sto parlando seriamente. Dove ti ha trovata mio padre? Eri una ragazzina orfana. Ti ha riempito la testa con le cazzate della sua scuola di merda, Youth. E allora? Allora? Per te lui è soltanto un fanatico. Ma per me è diventato come un padre. E anche per gli altri. Almeno per qualcuno lo è. Per questo la Youth è lo scopo della mia vita. Tedesco, una città plastilina. Che cos'è? La mia password. Quindi, se ora dico la tua password, farai tutto quello che voglio. Tu farai quello che voglio. Va bene. Basta che quello che hai in mente non vada contro la legge penale russa. I nostri eroi. Che cosa hai scoperto? Hanno superato il confine 10 minuti fa, vanno verso Kaliningrad. Sì, ha senso. La tomba di Rodin è lì. Dove eri a Kaliningrad? Non ricordo un posto preciso. Noi ci siamo spostati molto. Non sono mai riuscito a farmi delle amicizie. Eravamo in continuo movimento. Pronti ad andare via all'improvviso. Dove andremo dopo? Hai fame? Come ti senti? Sto bene.
che aspettiamo. Lasciamo che si salutino per bene. Non sparare. Va bene. Forza, forza, forza! Da quella parte! Dallo a me. Salite! Non ci credo. Non sparate. Prendiamoli. È bloccato! Ciao, papà. Mi devi dire qualche cosa? Magari darmi delle spiegazioni. No? Grazie per avermi chiamato dopo 15 anni. Ma io non ti ho chiamato. Mm.
Posa la penna. Chi è stato a dirti che ero ancora vivo? Tu. Mi hai chiamato tu stesso, no? Non sei così sciocco, vero? Bevi. Pulisci i polmoni. Allora, hai chiamato tu o no? Bevi. Lavoriamo? Per prima cosa scrivi i nomi di tutte le persone che hai contattato l'anno scorso. Facciamo gli ultimi 15 anni? Sì, certo, va bene. Tu avevi un'ottima memoria. Ce l'ho ancora oggi. Allora fallo. Non l'ho finito. Troppo latte può farti male. Sai, Maria, nonostante le nostre posizioni così distanti, sappi che io sono dalla tua parte. Voglio sapere soltanto che sta succedendo. Io sono una cittadina tedesca, quindi le chiedo di informare immediatamente l'ambasciata del mio arresto. Sì, lo so che non puoi parlare con nessuno senza una password, però qui sei al sicuro, siamo solo noi, Maria. Facciamo due chiacchiere. Io sono una cittadina tedesca, quindi le chiedo di informare immediatamente l'ambasciata del mio arresto. È assolutamente calma e convinta di quello che dice. Ora ascoltami bene. Nessun console e nessuna ambasciata saprà dove sei. Quindi inizia a parlare. Maria, capisci che prima o poi troverò il modo di farti parlare? Ti do 5 minuti. Pensaci. Dove hai incontrato la Rachmanova? Io mi trovavo al Festival del Paracadutismo in Polonia quando l'ho vista casualmente. Poi, poco dopo, io l'ho cercata sui vari social. Lei era su Instagram, così... Hai pensato bene di avvicinare il tuo server al suo? Più o meno. A che tipo di generazione appartenete? Pubblicate tutti i vostri dati. Dove siete? Chi siete? Con chi? Perché? Secondo te dovrei nascondermi? Non sono né una spia né un agente. Non sono nessuno. Tutte stronzate. Quelle che nessun padre vorrebbe sentirsi dire.
Aggiungi anche me all'elenco. Ascolta, ora chiamo le persone giuste. Loro ti accompagneranno in Svezia. Andrai da solo. Il numero selezionato è disattivato o al momento non raggiungibile. Non partirò senza Maria. Che cosa pensavi di fare? Andare da loro a dire per favore ridatemi la mia donna? Io non lo so. Vuoi che lo sappia io? Papà, io ero convinto che tu fossi morto. Riesci a immaginare cosa ho provato per tutto questo tempo? Credo che potresti aiutarmi, per una volta. Salva Maria. E i vestiti? Nell'armadio. Se fossi un'allieva di Rodin, ora non parleresti nemmeno tu. La ragazza non collaborerà. Rodin non può sfuggire. Le strade sono bloccate. Credo che Rodin non voglia andare da nessuna parte. Saranno gli uomini della Youth ad andare da lui. Seguiamoli e lo prenderemo. Sì, ho segnato tutto. Comunico subito i dati al responsabile. Sì, certo, non si preoccupi. Maxim Mikhailovich. Ascoltate, devo vedere il capo. Portatemi da lui. Ascolta, alle 20:30 in punto spegneranno le luci dell'intero edificio. D'accordo. Ripeti. Alle 20:30 spegneranno le luci. Alle 20:30 in punto spegneranno le luci. Chiudi il giubbotto. Scusi, potrei sapere l'ora? 20:30. Taglia. Ragazzi, il pavimento è freddo, così rischio di ammalarmi. Dategli le ciabatte. Grazie.
Siete davvero degli idioti. La morte cambia molto le persone. Perché sei venuto qui? Per parlare con un ex amico. Va bene, ti ascolto. Ex amico. Sono io che ascolto te. Come mai hai deciso di fingerti morto? Mi hanno chiesto di dirgli tutte le password della Youth. Volevano usare i ragazzi prima del previsto. Avevo bisogno di proteggerli. Che cosa stai cercando di fare, Rodin? Maxim Mikhailovich. Ah. Voglio sapere a chi hai venduto la Youth. Che dice? È impazzito? È interessante. Tu che cosa pensi? Non lo so. Per questo ti sto interrogando. Tu a me. Rodin, rispondi a questa domanda. Come mai sei risorto? Portatelo qui. Ricevuto. Prendiamolo. Scopri che è successo. Dov'è l'altro generatore? Forza, dimmelo! Di sopra. Vero peccato, purtroppo la nostra conversazione non sta funzionando. Quindi sarò costretto a torturarti. Già. Porta Rachmanova nella cella 14. A presto. I hope I'm not boring you.
I need to know that we're good to go. Then maybe you'll say I do. Maybe, maybe, perhaps you will love me. If you decide you might like to be my bride, then baby, just say it may be. Tieni. Viva! La bottiglia. Non perdere troppo tempo. Siete dei sopravvissuti. E sapete perché? Loro pensavano che veniste da me. Buon lavoro, Kataef. Quindi quell'uomo era Kataef. Dobbiamo prenderlo. Ci aiuterai? Dove pensi di andare? Torniamo da lui. Dobbiamo scoprire a chi voleva vendere la Youth. Come mai annuisci? Perché dobbiamo prendere Kataef. Raccogli il mozzicone della sigaretta. Su, andiamo a prenderlo. Andrei, scendi. Doc M7. Lì incontrerai una persona. Ti porteranno in Polonia e sarai solo. Questa è una tua decisione. Ovviamente. Tu hai deciso sempre al mio posto. Il tuo passaporto, sbrigati. Il tempo scorre. Nuovo. Ah, mi piace questo odore. Colonnello, e se mi rifiutassi? Ascolta. Qui decido io. Tu non sei nessuno. Ricordi? Sì, questo è quello che un figlio vuole sentire da suo padre. D'accordo. Niente domande. Bene. Andiamo, Maria? No, Andrei, lei rimane qui.
Maria, tu vieni con me. Scusa. D'accordo, vado. Ragazzi, niente cellulare, niente soldi e non fumo. Hai rotto il quadro elettrico? È questo il problema. Tuo padre era alla sede dell'intelligence. Devo vedere il capo. Portatemi da lui. Quando la telecamera era spenta, ha detto a Kataev che doveva partire con Maria. Rachmanova nella cella 14. E Kataev lo ha aiutato. Kataev? Prima vuole prendere la Youth e all'improvviso aiuta mio padre. È un po' strano, no? La Rachmanova si è fatta notare appositamente al festival. Dove hai incontrato la Rachmanova? In Polonia, quando l'ho vista casualmente. Sì, sarà un bel lancio. Non ti sei accorto di nulla. Poi l'hai cercata online e quando sembrava in pericolo sei andato a salvarla. E l'hai portata da tuo padre come voleva. Scusa, ma come faceva a sapere che mio padre era ancora vivo? Non lo so. Glielo chiederemo. È bloccato! Tuo padre l'ha fatta cadere volutamente. E poi l'ha salvata. Per guadagnare la sua fiducia. E per scoprire a chi Maria aveva venduto la Youth. No, aspetta... Quindi vuoi dire che secondo te Maria Rachmanova è una traditrice? Già. La Rachmanova è una traditrice. Devo portarla subito fuori da qui. Sì, ma per quale motivo mio padre non mi ha detto niente? Perché sei innamorato. Per questo la Youth è lo scopo della mia vita. L'intelligence ha preso Andrei. Sono veloci. Pensavo di essere diventata più furba del colonnello Rodin. Hai pensato quello che volevo che pensassi. Quando hai scoperto chi ero davvero? Subito. Non avevi mai saltato con il paracadute in vita tua. E hai imparato 6 mesi prima del festival. Solo tu potevi convincere Roman Popov a diventare un traditore. Anche lui era innamorato di te. Ci hai spiati per tutto il tempo, vero?
Come hai fatto a capire che ero ancora vivo? Chi è stato a insegnarci che per un vero agente la morte è solo una parte del suo lavoro? Ben detto. Non lo hai dimenticato? Sì, è vero. Ora dove andiamo? Da tuo figlio. Maxim Mikhailovich è stato rapito. Ricevuto. Lasciatelo andare. Vi darò le password. Voglio fidarmi. Lui prenderà la mia macchina, ogni 5 chilometri chiamerà e io vi darò una nuova password. Ogni chiamata, una password. Prima password. Andrei, non fare stronzate, chiaro? Lo sai che questo cellulare è sotto controllo. Mi mancherai tanto. Andrei, non rovinare la macchina. Ascolta, qui decido io. Tu non sei nessuno, non sei nessuno. Ricordi, non sei nessuno. Non sei nessuno. Non sei nessuno. Non sei nessuno. Non sei nessuno.
Bersaglio a tiro. Aspettiamo il cliente. Immaginavo che qualcuno della Youth sarebbe potuto diventare un traditore prima o poi. Ma io non pensavo che saresti stata tu. Sono io il traditore? Tu hai rovinato la mia vita. Credevo che fossimo una famiglia. Il colonnello Rodin sarebbe diventato mio padre e avrei servito il paese. Hai creato tu questo stupido circo. Aspettate l'ordine, sono morto. Siamo rimasti bloccati come topi, aspettando per tanto tempo che arrivasse chissà che cosa. Aspettavamo un ordine. No, io non ho tradito la Youth. Lo hai fatto tu. Però l'ordine era questo. Seduti e aspettate. Per quanto avremmo dovuto aspettare? 20? 30 anni? Anche tutta la vita. Risponde. Parla. Ce l'hai fatta? Non sparate! Sì, ce l'ho fatta! Va tutto bene! Non ha rovinato la macchina! Papà! Sai che cosa penso? Mandala all'inferno! Non dirle neanche una password. Coraggio! Sparate! Torturatemi! Che cos'altro ha intenzione di fare? Sentiamo, Rachmanova! Io ti amavo! Lasciateli andare. Padre, è vivo.
No. Non vuoi sapere chi era il traditore? Te lo dirò. La nostra stessa gente. Forse anche Kataef. Vedi, non contiamo niente per l'intelligence. Non hanno risparmiato neanche tuo padre. Andrei, devi credermi. Io non ho tradito la Youth. Vorrei che potessimo vivere come persone normali. Così la nostra attesa non sarà stata inutile. Quindi ora devi provare a ricordare la tua password. Io non la so. Sì, invece. L'hai dimenticata. Non ho mai capito che cosa ci facessi nella Youth. Hai corso e sparato peggio di tutti noi. Ma adesso lo so. La tua forza era la memoria. Quindi ricorda quella password. Pensaci. Devi ricordarla. Ora cerco di darti una mano, va bene? Così forse ti aiuterà a ricordare. Andrei, ascolta, qual è la capitale della Francia? Papà, ora non me la ricordo. Come mai? È la filastrocca che ho scritto per te? C'è un padre francese che dice al suo piccolo bambino: andiamo a prendere del formaggio a... Parigi! Parigi, Parigi. Un tedesco ha comprato a suo figlio della plastilina e in una notte hanno costruito la città di... Berlino? Hanno costruito la città di Berlino. Un tedesco, una città plastilina. Che cos'è? La mia password. Un tedesco, una città plastilina. Ben detto. Continua. Sei il miglior papà in Egitto e nel mondo, scrisse al Cairo sul papiro il figlio. Il cowboy sognava suo figlio e il figlio era partito per Washington. Un padre danese prese una penna per scrivere a suo figlio a Copenaghen. Un padre indiano trascinò a fatica un elefante nella grande città di Delhi. Danese, una penna a Copenaghen. Un cowboy, un figlio a Washington. Un indiano, un elefante a Delhi. Un papiro, un figlio il Cairo. Buongiorno. I tuoi compagni di classe. Bova Sorokin. Sta lavorando al Cairo. Lisa Zamiatina. È un pezzo grosso in Spagna. Arkady l'americano. Te lo ricordi? Li voglio incontrare. Ma se non conosco le loro password, non mi rivolgeranno la parola. E dove sono le password? Qui dentro. Andrei. Sono sicura che tuo padre te le ha rivelate tutte per una questione di sicurezza. Ti credo se mi dici che non le ricordi. Sul serio. Però... non abbiamo più tempo. Quindi ti aiuterò a ricordare. Povero Arkady l'americano. Ha vissuto la sua vita invano. Ah! Ma cazzo! Che cosa vuoi fare?
merda, sei un mostro! Un cazzo di mostro! Io non so niente! Non le conosco quelle password! Io... calma! Dai, non le so! Io... calma. Io non le conosco! Mi ricordo solamente... le filastrocche, sì, le varie filastrocche che mio padre mi ha fatto imparare a memoria, in modo da poter ricordare per sempre le capitali di tutto il mondo. E? La tua password è in una di queste. Solo che ora non riesco a capire come sono collegate tra loro, sì. Non riesco a ricordare qual è l'algoritmo che le unisce. Quindi, io non lo so, dobbiamo andare a casa di mio padre. Lì deve esserci per forza qualche indizio. Non abbiamo trovato niente. Allora forse dovete cercare meglio. Speriamo bene. Credi che indossare le cose di tuo padre ti aiuterà a ricordare? Conosco la password. Così in fretta? Balliamo. Andrei. Tra non molto mi ucciderai. Ci proverò. Un uomo sudcoreano si è addormentato sul treno. Suo figlio ha urlato Seul per svegliarlo di video. Un padre spagnolo russa pesantemente mentre suo figlio è andato a vedere la corrida a Madrid. Il figlio era partito per Washington. Il Cairo. Sono Andrei Rodin. Adesso la password della Youth sono io. Quindi tutti gli ordini verranno dati solamente in mia presenza. Chiamare il cliente. Andiamo.
Riesci a crederci? La password della Youth, la grande rete di agenti segreti del mondo, è una filastrocca. Chi è il cliente? Voglio saperlo. Un importante uomo d'affari, a cui ho proposto i miei servizi. E? Ricordi la manifestazione antirussa all'ambasciata a Londra? È stata un'occasione per vendere i servizi della Youth al cliente. Ricordi Roman Popov, uno dei nostri compagni? Era innamorato di me. L'ho convinto a raccontare la verità. Poi, con il mio cliente, ho organizzato il suo rapimento. E dopo l'ho ucciso. Hanno pensato tutti che dietro al rapimento ci fossero i russi. Molte aziende si sono tirate indietro. Le concorrenti del mio cliente. Poi ci siamo incontrati. E gli ho detto che era stato un solo agente a farlo. Tu? Così ha deciso di acquistare la nostra rete. E perché? Mi ha detto che deve portare avanti i suoi affari. Alcune delle sue azioni devono scendere e altre salire. Lui ha bisogno di far sparire delle persone. Le piattaforme crollano, le navi affondano. Pensi veramente che la Youth prenderà ordini da lui senza fare domande? È quello che ci hanno insegnato. Eseguire tutti gli ordini senza fare domande. Sì, è vero. Deve averti dato parecchi soldi. Sì. Adesso capisco perché mio padre ha fatto tutto questo. 15 lunghi anni. Ascolta, tu ne sei convinta? Sì, nessun dubbio, Andrei. E tu? Che cosa vuoi fare? Andiamo. Ascolto. Accidenti. Tratti con i russi. Se vuoi fare i soldi, non è necessario. Ma se vuoi il potere, è indispensabile. Vi ascolto. È un tipo simpatico. Ah, il potere. Allora? Ascolta bene. Tu lo sai che adesso la password della Youth sono io. Quindi ti dirò quali sono le tre condizioni. La prima, 100 milioni di euro. La seconda, tutti gli ordini per la rete passeranno attraverso di me. Questo è per la mia sicurezza. Lo capisci, vero? E la terza... mi darai Maria. In cambio cosa ottengo? Avrai a tua disposizione i migliori agenti del mondo. E ognuno di quegli agenti eseguirà tutti gli ordini che vorrai e che io dirò loro di eseguire. Qualsiasi ordine?
quello che vorrai. Ah! Sì! Stando alle vostre tradizioni, ora dovremo festeggiare. Quindi adesso mi cambio e poi andiamo a brindare da qualche parte. Fermo. Ingrandisci. Un modo singolare di avvertirci. Strano posto per chiudere un affare. A me sembra che questo sia il luogo perfetto. Siamo pronti. L'equipaggio è già a bordo. Partiremo non appena avrete finito. Salve. È tutto pronto? Ma che sta succedendo? I coniugi Fyodorov. Loro sono due geni nel campo della chirurgia plastica. Qualcuno può dirmi perché ci troviamo qui? E soprattutto chi siete? Adesso ve lo spieghiamo. Come facciamo a chiudere questo accordo? Voi dite una cosa, però poi in mente ne avete un'altra. Sì, è vero, tu rappresenti la password della Youth. Ma non c'è bisogno di un contatto personale. Del resto lo sai bene anche tu. In fondo siamo nel XXI secolo, dico bene? Sei in grado di creare una copia esatta di questo ragazzo? Sì. Abbiamo bisogno di un'altra persona che abbia questa faccia. Devo solamente fare la scansione del suo volto. Allora fallo. Prima cominciamo e prima finiamo. La tua Maria è incinta. Maria. Sei incinta? Dimmi la verità. È vero. Vuoi far crescere tuo figlio senza suo padre? Se non farai quello che dirò, ucciderò lei e anche il bambino. Congratulazioni, papà. Mi dispiace. Per adesso Maria mi serve viva, ma quando avrete finito con lui, uccidila. Dobbiamo essere pronti a entrare in azione appena riceveremo il segnale.
Il nostro agente è in Germania. Le mie condoglianze. Mi faccio prendere parte a questa operazione. Se lo fai per vendicare tuo marito, la mia risposta è no. Voglio portare a termine il mio lavoro. Va bene. Da questo momento avrai il comando del gruppo via terra. Si trovano in questo punto. Io seguirò il gruppo via acqua. Ci noteranno per primi, quindi avrete un vantaggio. Sono a 7 chilometri dalle acque neutrali. Se arrivano laggiù li perderemo. Ho solo 5 minuti. Ne bastano 2. Durante il briefing di lunedì annuncerai l'interruzione di tutte le trattative con i russi. Scordatelo, abbiamo già discusso di questo. Guarda davanti a te. Sai, la questione nucleare nella Corea del Nord potrebbe anche interrompersi in modo brusco e improvviso. I missili possono far arricchire facilmente il tuo paese. Mark, mi stai minacciando? No, questa non è una minaccia. È soltanto uno spunto di riflessione. Pensaci su. Abbiamo finito. C'è sorveglianza.
Ehi, tesoro! Posso parlarti? Dovrei chiarire molte cose. Tu vuoi che tuo figlio nasca nella cella di una prigione? Certo. Solo che poi lo prenderò e lo farò crescere io. Chi ha sparato a mio padre? Purtroppo non avevo altra scelta. Noi eravamo in Angola e un uomo del nostro gruppo era stato catturato. Ho sparato proprio qui. In questo modo la persona sembra che sia davvero morta. È in coma. Devi fare presto. Io e tuo padre non siamo più tanto giovani. Questa volta potrebbe anche non farcela. Perdonami. Credo di aver fallito. Tu non volevi un figlio come me. Mentre io volevo essere come te. Sai qual è la cosa di cui mi vergogno? Avevo 6 o 7 anni. E per la prima volta fumai una sigaretta e tu... Tu mi hai scoperto. Avevo così tanta paura che ti arrabbiassi che sono salito su un albero per provare a nascondermi tra i rami e... Tu sei passato. Credevo che non mi avessi visto. Sono stato 4 ore seduto tra quei rami. Il sedere mi faceva male. Ero convinto che volessi uccidermi.
Quando non ce l'ho fatta più, sono sceso dall'albero. Sono entrato in casa e ti ho visto. Non hai parlato. Mi vergogno ancora oggi. Perché non mi hai detto nulla. Tu hai fatto finta di niente. Sai, se avrò un figlio, io lo chiamerò come te. E quando lui fumerà la sua prima sigaretta, io reagirò come te. Questo è quello che un padre vorrebbe sempre sentirsi dire. Riunisci la Youth. Va bene. Stagli vicino. Sentiamo. Come hai fatto a uscire dal coma? Un passo alla volta. Sono stato io a spararti. Non avevo altra scelta. Ti avrebbero drogato, così poi avresti detto tutto. Hai fatto un ottimo lavoro. Lo so. Ehi, no. Ascoltami bene. Se muori un'altra volta, non siamo più amici. Riposati ora. Andrei Rodin. È ora di rincontrarci.